primo ospite molto gradito di questa sera, è la prima volta forse che ci viene a trovare in Facciamo Finta Che. Sì. Giornalista, naturalmente, ha scritto un nuovo libro che è I Predatori tra noi, edito da Rizzoli. Abbiamo al telefono Gianluigi Nuzzi. Buonasera. Salve, buonasera. Buonasera, buonasera Maurizio, buonasera. Ciao, ciao Gianluigi, Nuzzi conduce egregiamente tutti i venerdì sulle 4, quarto grado, insieme ad Alessandra Raviero, ed è un bellissimo programma giornalistico di casi risolti, la storia di Trieste per esempio, di quella donna morta, il marito, l'ha navigata Nuzzi con grande maestria, complimenti, ecco. Grazie, grazie Maurizio. È la verità. È un enigma, è un cruciverba umano. È vero. Ma tu ne fai tanti, poi c'hai. Sulla, guardando il teleschermo, sulla destra il generale Garofalo. Poi c'è l'ex direttore di Oggi Brindani davanti. Poi ce ne hai altri due, ce l'hai spazi. Abbiamo mezzo nazionale, sì. Però che i predatori, soldi, droga, stupri. La deriva barbarica degli italiani, addirittura ci stiamo imbarbarendo? Beh, diciamo che questa guerra non aiuta nessuno, perché no, abbiamo la guerra in diretta e quindi la violenza entra nelle case e anestetizza le nostre difese. E così e la violenza è, come dire, lo spartito di vita di questi predatori che cercano le vittime. Usano droghe e psicofarmaci per anestetizzare queste ragazze, ma lo fanno in qualunque occasione, a un colloquio di lavoro, all'università, uscendo con amici la sera, si beve qualcosa, dentro c'è una droga, una cosa, e la ragazza perde le capacità di difesa. È talmente vero quello che dici, che è un continuo di baby gang maschili e femminili che si menano, Esatto, quello è una cosa terribile, quella femminile che menavano le altre ragazze, insomma una cosa vabbè. Io ho analizzato un po', ho tirato fuori, come dire, ho tirato fuori tanti atti giudiziari, ho applicato un metodo d'inchiesta, è un racconto, cioè è un saggio che in realtà è un romanzo, perché è un romanzo della nostra italianità. Un po' ammuffita, un po' manipolatoria. No, ma sai, pensavo, tu te ne sei occupato molto a quarto grado di Denise Pipitone. Oggi Denise Pipitone è una bambina delle Orsoline rispetto alle baby gang che vanno girando, Sì, sì. Ma è anche così. Terrazza Sentimento. Si parla proprio in questo libro, no? Di Genovese, anche oltre a altri casi. Ma Genovese, parte con sì, certo. Genovese, vero Gianluigi? Sì, quello che è uscito. Ecco, forse quello che non è uscito è la regnatela di connivenze che Genovese aveva, usciva alla caccia di ragazze, insieme a notai, insieme a CEO di fondi di investimento, insieme ai predatori in giacca e cravatta. Ma curiosità, sta ancora al gabbio o è uscito? Adesso è in una comunità terapeutica ai domiciliari, dove paga, credo, 7.500 euro al mese per uscire, disintossicarsi dalla droga, e le sue vittime o predatori sono in terapia analitica, perché poi recuperare queste cose, ma è terribile. Ho scritto questo libro anche un po' da papà, devo dirti, perché avendo i ragazzi in giro, uno deve conoscere gli anticorpi per evitare certe situazioni, perché la capacità mimetica di questi predatori è molto sottile, no? E quindi rimani un po' sempre spiazzato. Certo, come per Genovese, no? Genovese comunque... Parte, avevo letto qualche tempo fa che è stato rifiutato, la prima proposta di risarcimento era stata rifiutata, erano 155.000 euro, mi sembra, vittima. Sì, ma era. Poi sono reati ributtanti. Sì. Però, come dice anche Gianluigi Nuzzi, no? Il grande fascino, il predatore in giacca e cravatta, che ha anche tutto un contorno di persone che approfittano un po' dei privilegi, uomini e donne, certo. Scorrendo un po' la storia di Genovese, che è un ragazzo che da bambino subiva le violenze del padre, perché poi lì c'è anche la macchina della violenza che si ripete, no? Fai da grande quello che subisci da piccolo, e senza giustificare evidentemente nessuno, e poi crescendo lui da nerd è diventato un milionario, perché ha inventato
dei sistemi in internet e di startup che gli hanno dato vagoni di soldi, e c'è stata la vendetta del nerd, e quindi è andato a collezionare ragazze sempre più giovani, tra l'altro. Sì. Pubblico queste intercettazioni, questi dialoghi dove lui cerca la ragazza del 2000, cerca la ragazza. Cioè, più sono giovani, più il rito con le bambole di pezza per questi nuovi barba blu diventa eccitante, evidentemente. Adesso spero che si accidi nella comunità e ci rimanga a lungo. E poi lì è, dipende se esistono criminali o persone che commettono crimini, no? Cioè, il sistema permette tutto il recupero, esatto. Dipende. Io volevo chiedere a Gianluigi Nuzzi se, leggendo poi verbali delle inchieste, uno poi riesce a dormire. Sì, riesce a dormire perché ovviamente nel libro sono smussate le cose, cioè perché non bisogna andare nei piatti. Ma riesce a dormire perché la coscienza pulita Nuzzi ce l'ha. No, però sai, è genovese che non deve dormire. No, certo, indubbiamente. Però mi chiedo, quando ti immergi in una brutale oggettività come quella, no, insomma, dei documenti che studia Gianluigi Nuzzi per sia quarto grado, certo, che per questo libro, lo ridico il titolo, I predatori tra noi, soldi, droga, stupri, la deriva barbarica degli italiani, edito da Rizzoli, mi chiedevo umanamente se poi uno non faccia incubi. È più forte la voglia di raccontare e di denunciare, perché troppe volte poi incontri dei genitori che non si capacitano di avere un figlio o di avere una figlia in determinate situazioni. Pensiamo di avere i figli migliori del mondo e purtroppo a volte siamo un po' distratti, perché preferiamo abbiamo magari qualcuno di noi ha paura di invecchiare, quindi preferiamo farci l'aperitivo fino a mezzanotte e i figli non sappiamo neanche dove sono. E non tutto, lo dico, si risolve chiudendo gli occhi, no? Soprattutto in certi... È vero. Cioè, lo stupro oggi non è più lo stupro della violenza in un tunnel di una stazione ferroviaria. Nello stupro di oggi c'è una componente psicologica molto pesante. Esatto. Sono gli oligarchi del sesso questi. Esattamente, bravo, gli oligarchi del sesso, sì. Sai, poi se pensi a ragazzi poco più che maggiorenni che utilizzano la ormai passata come droga dello stupro, o comunque similari, per riuscire a ottenere da ragazze della stessa età, ecco, è una cosa veramente che fa venire i brividi. E poi queste sostanze agiscono anche sulla memoria, perché cancellandoti la memoria all'indomani... Certo. La diciottenne fragile, magari acerba, come è giusto che sia, come ha tutto il diritto di essere nella sua giovane vita, si chiede, non ha ricordi, ha ricordi confusi. No, non può averli. Certo. Dice, magari mi sbaglio, magari questi lividi me li sono presi in un altro modo, magari non denuncio perché i miei genitori pensano che io fossi andata a dormire da un'amica. Certo. Non denuncio perché sennò esco dalla compagnia. Sennò poi c'è gli avvocati mi faranno a pezzi, come vediamo in altri casi, no? Dove le vittime finiscono sul banco degli imputati. Sono queste storie che noi dobbiamo, secondo me, dobbiamo rompere un po' un tabù, perché parlarne rende tutto più affrontabile. Per questo ho scritto questo libro, fondamentalmente. No, bravo. Non c'è dubbio. E complimenti, compratelo. Aiuta a capire oggi. Gianluigi Nuzzi, I predatori tra di noi, pubblicato da Rizzoli, soldi, droga, stupri, la deriva barbarica degli italiani, un ottimo libro, leggetelo, è utile. Grazie. Grazie a Nuzzi. Grazie a voi, buona continuazione, grazie. Grazie. Su R101, facciamo finta che...